Sul parquet del Palaestra di Siena arriva la settima vittoria consecutiva per l'Arezzo Scuola Basket, che supera la Menzana per 82-64. Inizio scoppettante per i padroni di casa, la SBA ha il merito di rimanere concentrata e punto su punto si porta al primo vantaggio sul 19-18. In difesa gli Amaranto poi faticano a contenere gli avversari, così al primo riposo la Menzana è avanti di 27-25. Secondo parziale equilibrato con l'Amen che prova più volte a strappare. Pare, ma alcuni errori banali non permettono ai ragazzi di Coach Evangelisti di allungare. L'esordio di Cutini con il suo impatto positivo e l'ispirato trio Rossi-Fornara-Toia favoriscono un mini break di 7-0 che manda la SBA in vantaggio all'intervallo 42-37. Nella ripresa l'Amen cambia decisamente passo, la difesa retina sale di tono non concedendo facili soluzioni alla squadra di casa. Il parziale a favore dei ragazzi di Coach Evangelisti è quello decisivo, 18 punti consecutivi della SBA spaccano la partita, tanto che alla terza sirena il punteggio vede l'Arezzo avanti per 67-49. Negli ultimi 10 minuti l'Arezzo scappa più 23, i ragazzi di Coach Evangelisti gestiscono il vantaggio accumulato respingendo il tentativo di rimonta della Menzana. Al 40esimo l'Amen vince 82-64 strappando altri due punti che la tengono in corsa per provare a migliorare la propria classifica. Domenica prossima alle 18, ultimo turno di stagione regolare, al Palasport Estra arriva lo Spezia che ha festeggiato assieme a Legnaia e Cecina la promozione diretta in Serie B. Un ultimo sforzo per cercare altri due punti in attesa dei risultati dagli altri campi che decreteranno la classifica finale.